È molto difficile da realizzare perché effettivamente, proprio come toccare con mano il sogno che ho sempre avuto, cioè una cosa strana, è difficile da realizzare, appunto, è difficile da realizzare. Ecco. Però è bellissimo, cioè, è proprio una cosa che mi riempie di gioia. La cosa più bella, appunto, degli in-store è incontrare. Cioè, tutte queste persone che si sono ritrovate nella mia musica, che si ritrovano nel mio sogno e che inseguono un sogno come me, questa è la cosa più bella che ci sia. Questa è un'emozione grandissima. Quella con cui mi diverto di più a cantare è Zero Passi. Quelle con cui mi emoziono di più sono Il Cielo Contro Mano, che è stata la prima canzone uscita nel percorso e penso sia un po' la storia di molte persone, no? Anche quello che racconta la canzone. Mentre per me, Parole a caso, personalmente, è stata la prima canzone, il ritornello, è stata la prima canzone che ho scritto nella mia tastiera, nella tastiera che avevo a casa. E quindi quella è sicuramente una canzone che sento tanto, anche perché quando la canto mi ricordo, cioè ho proprio l'immagine di me al piano quella notte quando l'ho scritta. Che poi sia stata lavorata insieme ad altri autori, però ho proprio l'immagine di me di quando l'ho scritta, da dove è nata. Prima si chiamava Nella Notte ed è quella con cui mi sono presentato nel programma. Poi è stata lavorata, adesso è Parole a caso. Tra tutti i finalisti, ma allora mi diverto un sacco con Loca. Però Malibu è un gran bel pezzo. 50-50 siamo allora. 50 e 50, sì. Sono Ah. proprio dei bei brani. Paradossalmente ero una persona molto sicura prima di entrare nel programma, ma per il semplice fatto che non avevo un confronto con nessuno a livello artistico. Quindi, non avendo un confronto con nessuno, automaticamente pensi che ciò che stai facendo vada bene. Quando poi ho partecipato ad Amici, ho avuto un confronto comunque con dei professionisti, con gli altri compagni di classe che magari già facevano questo, già studiavano, mi sono sentito tanto, tanto inferiore. Però studiando ho acquisito sicurezza vera, cioè non era sulla base di niente, perché fondamentalmente prima di entrare nel programma la mia sicurezza era basata sul niente, perché non avendo un paragone con niente. Cioè, che sicurezza devo avere? Invece, studiando, costruendo delle basi su cui poi costruire ciò che sarà il mio futuro, sicuramente ho più consapevolezza di me stesso, innanzitutto, e ho anche molta più sicurezza artistica. Penso ci sia ancora da migliorare, assolutamente. Questo penso che sarà per tutta la vita così, tutti quanti devono continuare a studiare, a parer mio, continuare a crescere. Però sono molto più sicuro, diciamo, molto più solido. La Grandissimo. costanza, appunto, su quello che bisogna fare, sul crescere, sull'evolversi. Penso questo sia l'insegnamento più grosso che mi hanno lasciato. Al di fuori delle tecniche vocali, al di fuori degli insegnamenti al pianoforte o della scrittura, proprio la costanza di tutte queste cose insieme è quello che permette la crescita di un artista. Non parlo solo di me, penso, ma di qualsiasi artista, penso che non si dovrebbe fermare mai, ecco. Noi era, ok, entriamo in studio e il pubblico che c'è è solo quello dello studio. Cioè, non hai la percezione che oltre le telecamere ci sono milioni di persone che ti stanno guardando, quindi vai, ci sono i giudici e ci sono le persone dello studio. Non ti rendi conto di nulla, davvero. Io non so se si è visto, perché poi noi una certa non abbiamo più potuto vedere come stava andando il programma, però non so se si è vista la mia reazione quando Rudy mi ha detto che sarei andato al serale. Ok, io era, adesso vi svelo un retroscena, io ero tipo 3 settimane che nella mia testa mi continuavo a dire se vado al serale vuol dire che forse sono all'altezza e posso crederci davvero. Quindi nel momento in cui Rudy mi ha detto ok, sei al serale, ho detto bam,
adesso devo darmi da fare, dai, devo mostrare ciò che ho dentro, devo mostrare Dennis al 100%. Dennis prima di Daddy. Io adesso, a parte gli scherzi, sì, sicurezza nel senso che ho detto, ok, non... perché io fondamentalmente ho passato tutto il pomeriggio non sentendomi all'altezza del sogno che avevo. Questa è la realtà. Al pomeriggio non mi sentivo all'altezza, cioè credevo che il sogno fosse troppo grande per quello che ero io. E invece al pomeriggio questa cosa, cioè poi al serale questa cosa non c'è più stata. Ho acquisito un sacco di sicurezza. Per quello che riguarda la finale, io in realtà ero abbastanza certo di uscire in semifinale. E anche se fossi uscito in semifinale sarebbe stata una vittoria enorme, perché comunque già era stato annunciato il contratto con Warner, che c'era stata la proposta e la possibilità di continuare a inseguire il sogno e di continuare a lavorare in questo ambito. Quindi la mia vittoria penso sia stata proprio questa. Non sarebbe stata il vincere il programma, vincere la categoria, quanto continuare a seguire il mio sogno. Allora, io come dissi, mi sembra anche nel programma, ho sicuramente assorbito qualcosa dai miei compagni, ma in tutto il percorso, perché magari c'era chi appunto aveva già studiato, chi aveva già esperienza e chi probabilmente era più pronto sin da subito. Quindi sì, sicuramente ho assorbito qualcosa dai miei compagni. Dalla maturità artistica, dalla voglia, cioè più che dalla voglia, dal modo di esprimersi, però non lo so io se ho passato qualcosa ai miei compagni, però io ammetto che sicuramente ho preso qualcosa da loro. La mia collana è da dove vengo? Da dove vengo? Dove mi immaginavo? Tra una pausa e l'altra, lavoro, tra un cliente e l'altro. Era lì che mi immaginavo dove sono ora e dove voglio arrivare. Quindi è la mia base, da dove è iniziato tutto. Non penso che il mio percorso sia iniziato ora che sono qui. Penso sia iniziato proprio da lì, da questo grande sogno e la voglia di realizzarlo. Questo mio amico di cui cioè, noi parlavamo sempre dei nostri sogni, delle nostre ambizioni, lui, poverino, ne ha sentite tante, vabbè, gli avrò fatto la testa così ogni volta. Cioè, anche perché anche questa è una passione per me. Comunque sono cresciuto con mia mamma, che lei fa la parrucchiera, quindi io sono figlio d'arte. Cioè, quando ho finito le medie già sapevo che volevo fare il parrucchiere. Sì, è una cosa a cui sono legatissimo e non me la toglierò mai, ma a prescindere da tutto quanto, anche se non facessi mai più questo nella vita, è proprio una cosa che non mi leverò mai, anzi spero magari un giorno di, chissà, magari aprire un'attività. Sì, li ho tagliati a tutti quanti. Nella scuola li ho tagliati a tutti, sì. In un modo o nell'altro tutti quanti sono passati sotto Daddy. Io credo che il palco di Sanremo sia un palco importantissimo e perché no, certo mi piacerebbe partecipare, però ora come ora non ci sto pensando, ecco. Credo che ogni cosa abbia il proprio tempo, magari quando mi renderò conto che è il tempo di partecipare, parteciperò o comunque ci proverò. Però ora come ora non ci sto pensando, ecco. A me personalmente piacerebbe continuare a studiare con i vocal coach della scuola di amici. E quindi loro comunque stanno a Roma, sono persone fantastiche che sanno precisamente come farti crescere. Mi piacerebbe tanto continuare a lavorare con loro, ecco. Sì, è una cosa... Cioè, dico, in che senso due date sold out? È proprio, dico, davvero è successo. Però bello, sono davvero contentissimo. Come dicevamo prima, appunto, è l'occasione per incontrarsi con il pubblico ed è wow, bellissimo. Allora, quando penso al mio concerto, penso all'unione
di emozioni che possono crearsi cantando, esponendo i pensieri che... Cioè io fondamentalmente voglio fare musica, ho scelto di fare musica per ritrovare tutte quelle persone che la pensassero come me e provassero le mie stesse cose. Quindi sarà bellissimo, cioè io me lo immagino proprio in un'unione di emozioni col pubblico, no? Viaggiare sulla stessa onda, sentirsi parte di qualcosa, sentirsi parte di un gruppo. La mia testa in realtà li sto immaginando da 4-5 anni, eh. Però sì, cioè nel senso sarà una figata, non vedo l'ora.